Nel caso vi steste chiedendo come mai indosso questa maglia color sbocco di opossum, inizia a far veramente freddo e siccome non voglio ammalarmi come la settimana scorsa, ho deciso di vestire del vomito di opossum, che però mi tiene caldo. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ ed oggi siamo in un nuovo vlog come al solito. Iniziamo con la frenata della settimana, che questa settimana è stata vinta da Sara, che ha fatto questo disegno power che avevo sul computer da una vita e mezza, forse l'avevo già anche messo come fanart della settimana, ma sti gran cazzo. Allora ragazzuoli, ci sono dei, oltre a questo disegno che avevo sul computer da una vita e mezza, ci sono delle cose, dei video che avevo sul computer sempre da una vita e mezza che non vi ho ancora fatto vedere. E siccome sono delle piccole clip, ho deciso di unirle tutte quante e di farci un video misto a caso. Partiamo con la prima di oggi. Allora ragazzuoli, circa un mesetto fa ho giocato tipo a bowling. Cioè io gioco a bowling solo sulla Wii. Vi lascio al campione ragazzi, guardate che roba. Bravi. Grazie bullying, FraviJ. Ma che cazzo! Allora, questo però ti faccio uno strike netto. Ci siete? Vai, 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 vai! La Madonna! Tre! Va bene! Ah, ma te metti l'indice, non metti le altre tre. In teoria è questo, esatto, in teoria è così. No, fai come vuoi. Vaffanculo, va, tu hai il tuo tiro di merda. C'è il vento. Si prepara al tiro, lustra la palla. Come si gioca questo gioco delle Devi palle lanciare. pesanti? Grazie. Non è golf. È lancio del peso. Ok. Sto vento, chiudete la finestra. Lo chiamavano alla ricerca dello strike. E lo chiamavano giusto. E allora, la figa dov'è? Io sto ancora aspettando la figa, che potrebbe non arrivare perché sono vestito da sbocco di opossum. Però ho fatto strike, quindi le cose si bilanciano. La prossima clip, ragazzi, è ciò che mi è successo un paio di settimane fa col computer. Buona visione. Buona un cazzo, però vabbè. Odio questi youtuber che hanno la tecnologia avanzata per fare i video, no? Avendo io 3 milioni di iscritti, devo avere un computer che sia in grado di onore a questo traguardo. Quindi devo avere un computer Gesù Cristico. Bene, stavo facendo la copertina di Five Nights at Sister Location, o come cazzo si chiama. Mentre stavo facendo questa splendida copertina, c'è il mio computer che in realtà di sotto fa. Grazie. Finito? No, non ha finito. Aspettate che ogni tanto c'ha gli spasmi suoi. Se hai voglia di finire, fammelo sapere. Che io finisco la copertina. No, no, però per dire, questo rende onore al mio canale YouTube. Grazie. Vedi che il raffreddore ce l'ho lo stesso? Che cazzo mi vesto così a fare? La prossima, ragazzi, è una delle mie preferite perché quando abbiamo finito le riprese di Social Face 2, c'è stata una festa, insomma, la festa di fine riprese, un classico. Ogni volta che finisci delle riprese, fai la festa con tutto quanto il cast, lo staff. La particolarità di questa festa è che era una festa in costume, ma non solo. Era una festa in costume a sorpresa, nel senso che la gente arrivava lì, pensava che ci fosse una festa normale, invece era una festa in costume, senza saperlo. E voi dite, ma allora se non sanno che è in costume, come cazzo fanno ad avere il costume? Cioè, mica se lo sono portato da casa. Il problema è che arrivavi alla festa e ti davano loro un set di costumi e tu dovevi scegliere quello più adatto a te. Indovinate che cazzo ho scelto io. Siamo arrivati alla festa di fine Social Face. Ma cosa stai facendo? Salve, no, ma io non mi sono vestito. Grazie. Grazie, gentilissimo. Come ci si veste? Io non prendo ti. Giorgio, quello è Giorgio. Quello è Giorgio. Uomo, uomo, tieni, riprendi. Nuovo, nuovo, c'è un nuovo. Ma cos'è questa cosa? Ma come una festa in costume? Ma quando? Non esiste sta roba. Vai, scegli un costume. Ecco perché quello era vestito da hot dog fuori. Ho poca dignità rimasta. Ciao Antonio, mica il vestito che c'hai. Quello te lo togli il costume. Ma non siete vestiti voi, non vale. Dai, dai. Tu chi sei? King del liscio. Io sono il re dei circensi, zio. Circensi, zio. Questo è tutto scemo. Questi sono tutti ubriachi, a prescindere. Dai, vestiti. Ma cosa Ma che vesti? scusa.
Scooby-Doo perché? Ma cagare, non metterò quella roba. Sì. Non metterò Scooby-Doo. Ma mi dice dormire da hostess se vuoi. Grazie. Zio, ma tu sei Scooby-Doo. Scusa, ma tu sei scemo. No, no, frate, dai. Ma siamo noi. Ma siamo solo noi, fa riderissimo, frate. Va bene. Sei felice? Fa molto meno caldo. Ah, sì. Sì, no. Dai. Facciamo sta cosa. Sono le uniche due, le stanno mandando veri a cambiarsi. La situazione sta degenerando. E ficcheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro. Denaro. Ma cosa? Costumi a parte, Surreal Power che si limona un alieno a parte, vabbè, altre cose che non, meglio che non spieghi. Passiamo all'ultima clip, ragazzi, che sempre alla festa di Social Face è venuto a trovarci un vecchio amico che conoscerete tutti, però vi lascio al video che è meglio. Niente, ragazzi, siamo arrivati a prendere un attimo di break dalla festa perché, cioè, io sono ridotto così col costume a metà perché sto morendo di caldo. E niente, alla festa ho rincontrato tutti quelli del team, è stato super figo. E tra l'altro, alla festa c'era anche Federico Clappis che è venuto a trovarmi alla festa. Ciao Fede! Ciao! Come stai? È da una vita che non ci vediamo dal film. Da diciamo. Game Therapy, da sì. Game Therapy. Aspetta, si è alzato un po' il mento. Ecco, così funzioni di più. Aspetta, ecco, perfetto, aspetta. Ecco, aspetta ancora. Ecco, no vabbè, spiego questa cosa. Allora, lui in realtà è Federico Clappis, però non è spiritualmente lo stesso. No, spiritualmente è lo stesso Clappis, ma carnalmente non è lo stesso Clappis, perché Federico ha fatto un esperimento sociale, ha trovato una persona che l'ha sostituito, quindi adesso è lui Federico Clappis, no, non quel minchia lì dietro, quello lì non c'entra niente. Lui è Federico Clappis. Quello che cazzo, ma chi è invitato? È un extracomunitario. Non sono di qua. Vabbè, io parlerei del fatto che comunque Federico si trova sempre il tempo per venirmi a trovare, quindi grazie Fede che... No, grazie a te. Bravo, bravo. Aspetta. Ma che bravo. No, che l'extra comunità. No, questi si intromettono. Lo mandate via. Lo mandate, grazie via. Mi spiace, qualsiasi no, cosa state no, facendo al no, momento. C'è Federico Clappis. No, torniamo. Vai, muovi, già ti sei perso il nano con la moto. T'hanno rapito. Come si stoppa? Aspetta che te lo stoppo io. L'hai stoppato? No. Come cazzo si stoppa? Sapete che tutti sti video che avete appena visto era meglio se fossero rimasti nel mio computer? Perché a volte certe cose è meglio tenerle da parte e non farle vedere. Però sti cazzi, secondo me YouTube mi blocca il video perché il Surreal Power si è limonato un alieno. Credo, eh. Va bene, ragazzoli, spero che il video vi sia piaciuto. Io concludo qui l'episodio. Spero che voi non facciate mai, cioè andate sempre preparati alle feste, che non si sa mai che vi fanno vestire la Scooby-Doo. Io, ragazzi, concludo qui l'episodio. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi chiedo un consiglio tecnico, no, serio. Allora, mettiamo da parte le stronzate per un secondo. Perché lo fa sto cazzo di computer? C'è qualcuno che si intende di tecnologie e sa perché cazzo il mio computer si apre e si chiude da solo? Manco avesse un'ernia al disco fisso. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Come sempre, se vi è piaciuto, lascia un commento e un mi piace anche la pagina di Facebook e come video, tutta la mia descrizione. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi.